Ciao raga! Com'è? Oggi abbiamo deciso di indovinare i film della Disney con gli emoji. Sarà difficilissimo per come è andata l'altra volta che in cui dovevamo indovinare gli youtubers. A sto giro abbiamo cambiato tutto e quindi abbiamo deciso di farlo sui film Disney. E ho perso. Spero di vincere, ok? Dai, comunque era abbastanza intuitivo come gioco, no? Cioè, andate molti... a vedere il video, ve lo metto qua. Ovviamente giocate insieme a noi, non imbrogliate andando avanti con il video. Segnatevi il vostro punteggio e vediamo chi ne indovina di più. Bene dai, partiamo subito e vediamo se questa volta riuscirò a vincere. Da dietro la tua testa spuntano due palme praticamente, delle foglie. Palmina. Ok, mi sposto. Cosa potrà mai essere? Non lo so, io da un emoji solo non capisco. Una barca. Pirati dei Caraibi. Com'è che si chiama il film quello della Polinesia? Com'è che si chiama? Moana. Pirati dei Caraibi! No, ormai l'ho detto io. Ma già avevo il dubbio con la palma. Ho detto, quale film o cartone Disney ha mai avuto una palma se in Pirati dei Caraibi? Vabbè, una Super stella. Mario. No, ma dai, ma non è un film, no? Ma non vale così subito, eh? Come no? No. E che gioco è se no? Vabbè, ma dai, ma almeno al secondo. Dai, no. Aspetta un secondo. Vado. Vai. Stella, spade. Non riesco a capire. Vado. Aspetta un attimo, così veloce. Stella e spade. Grazie. Star Wars? Cazzo, ma hai un Star Wars? Ma come ho fatto? Ma infatti queste sono delle spade medievali quelle. Vabbè, le spade laser. E non c'erano le spade laser. Però guerre, guerre stellari. Ok, ma non c'erano le... No, non ci sono le spade laser. Scrivete tutti quanti all'associazione Emoji Mondiale che vogliamo le spade laser. Esatto. Ok. Vai, dai, andiamo avanti. Vai. Quindi siamo 1-1. 1-1. Un biondino. Vado avanti per forza. Sì. La macchina fotografica. Questo. Che film c'è? La macchina fotografica. San. Forse Spider-Man, perché lui faceva il giornalista. Ma avrebbe dovuto mettere un ragno. Spider-Man! No, visto? Lui faceva il giornalista. Ma dai, è impossibile, come hai fatto? Voi due vi siete parlati prima? È l'inizio prima. Del primo film. Vi siete parlati? Ma non è vero, è l'inizio del primo si film. Sa che... No, sì, io lo sapevo. Dai, no, era troppo difficile. Ma non è vero. Vale! Qual è il primo lavoro di Spider-Man? Cos'è che faceva come lavoro? Sì, vabbè, ma non vale di così. Vabbè, adesso mi... Cioè, ho sentito un pochino il fotografo all'inizio. Il giornalista! Ma nemmeno la Vale ci sarebbe arrivata. Va bene, dai, andiamo avanti. Dai. Comunque siamo 2-1. Pesciolino. Ariel. Come Ariel? E io sparo. Nemo. Anch'io avevo detto Nemo. Però che c'entra Nemo, non è della Disney. Vado. Ariel! La Sirenetta! È sbagliato. È sbagliato, mi dico. Che hai detto il suo nome, Ariel è la Sirenetta. No, raga, no, ho indovinato. No, non hai indovinato, devi dire il nome. Mi dispiace, hai indovinato, raga. No, non hai indovinato. No, il film è quello, è Ariel. Non hai indovinato. Non è che devo dire il nome. Ma no, non ha senso, Ariel. Ariel è come dire che io chiamavo. Però ho indovinato pirati. Il film. Ariel allora, non prima, è un altro film. Pirati dei Caraibi era come se io avessi dicevi detto Jack Sparrow. Jack Sparrow. E non è il film. Sì, però indovinavi il film. No, se no era indovina il personaggio. Comunque siamo due pari. Ma non ha senso. Sì, ha senso. Hai perso Ariel. No, ho detto Ariel, è la Sirenetta Ariel. Vabbè. No. Io la chiamo per nome, io le chiamo amiche da sempre. Facile, un paesaggio di montagna col tramonto. Un gatto. È un gatto? Vabbè. Non capisco. E Re Leone e Sinbad! Prima che leone. Se dicevo Sinbad venivo, E potete mettere un leone? No, perché lui era cucciolo all'inizio, poi diventare grande. Sinbad, infatti, stavo per dire Sinbad e mi sono trattenuta. Due bambine. Due bambine.
Ok, andiamo avanti, non capisco. Un cuore. Vai, due bimbe e un cuore. Vai, vai. Attenzione, appena arriva. Frozen! No, 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 no. Tu hai detto prima la F, io però ho chiuso prima. No, no. Raga, votate voi, dicecelo voi chi è stato più veloce. No, al photo finish. Ma capito, ma non ha senso. Ho vinto io. Frozen! Un bicchiere di vino. Non lo so. Il circo. Dumbo che si ubriaca. Aladdin. Ma dai. Ho dominato! Ma cosa? Ma perché? Ma uffa! Non, non verrà mai più fatto questo format sul nostro canale. Ho tirato a caso. Era una, tipo una battuta la mia. E invece ho vinto. Quando siamo andati all'anteprima di Dumbo, in cui c'era il grandissimo Tim Burton, e l'abbiamo anche conosciuto, abbiamo fatto anche un selfie insieme a lui. Fantastico. Praticamente dietro di noi c'erano delle bimbe con una famiglia che continuavano a piangere, ma erano passati solamente 10 minuti di film. E in quei 10 minuti la madre diceva: no, ma vedrai che dopo migliora. Noi sapevamo che sarebbe stato sempre peggio. Era sempre peggio. Io ero e di fianco. Erano in lacrime sempre di più finché non l'hanno portati via. Perché... Io ero di fianco a Gianmarco che mi guardava e rideva. Perché era una maschera di lacrime. Ero alla fine del film. È stato. No, bellissimo, raga. Se l'avete visto, bello. Vedetelo. Aladdin. Vabbè. Vabbè, dai, facilissimo questo. Troppo facile. Te la lascio, sì. Dai. E quindi siamo 3-3. E il cavolo, io ne ho indovinati 4. 4-3. Due spade. Mulan. Attenzione. Mulan. Ecco il drago. Le spade. Tra l'altro ora esce anche il film di Mulan. 4-4. E c'è il pareggio. Raga, devo vincere. DNA. Non è un DNA. Questo è difficile. Ecco, te pareva. Vado con l'ultima. Iron Man. Attenzione, Bubi. Iron Man. Dai, DNA, robot. Dai, facilissimo. Potevi mettere anche dei soldi alla fine. Sì, il problema è che devo usare solo 3 emoji. Sì. È difficile. Pensa se potessimo parlarci soltanto con gli emoji. Sarebbe fichissimo. Cosa stai dicendo? Migliaia di anni di evoluzione per parlare però gli emoji. No, però è la lingua, questa è una lingua mondiale che tutti potrebbero usare e imparare facilmente. Ma che tutti studiassero l'inglese con gli emoji. Vabbè. Per chi non ha voglia di studiare l'inglese, può usare gli emoji. Disegni. Perché no? Andiamo avanti, per favore. Un boccale di birra. La bella e la bestia. Attenzione. Ma non è possibile, non è possibile. Questo gioco è truccato. Ah no. Figurati, infatti, se era la bella e la bestia, ti pare che vai a prendere proprio la parte in cui si ubriacano. Difficile. Vado. Vai. Diversa. Thor. Ma dai. Dai, è vero, si ubriaca, il martello. Ma va. Ma come? Ma va, no! Sì. Non vale, sto perdendo, No, tu sei preparato, ti sei preparato ma con no. Gocca alle mie, ma non è alle vero, mie ma spalle. Ma non è vero, lo giuro. Ma davvero. Non so come posso dimostrarti tutto ciò, ma... Potresti giurarmelo, sulla tua vita. Lo giuro sulla mia vita. Non la vita questa. Un puzzle. Questo è l'ultimo. È l'ultimo? Ho perso. E allora, raga, prima di indovinare, vi chiediamo di lasciare un like, così noi andremo a rifare questa tipologia di format, ok? E scriveteci qua sotto su che cosa, quindi su film, su... Cantanti attori. I libri. E raga, c'ho ancora sto raffreddore. Mi manda inoltre, raga, c'è un'offerta bellissima. Anche io ne ho comprate 5 per tenere come cimelio, come ricordo. Perché se acquistate le nostre t-shirt sopra il nostro merch, praticamente avrete regalo
le ultime t-shirt con su scritto Skepti inedite, inedite, che segnano appunto il nostro inizio di e 7 poi anni non fa. Verranno mai più stampate, esatto, magliette dedicate a Scherzi di Coppia. Bene, proseguiamo adesso, un puzzle. C'è solo però un pezzo. Una scarpa. Allora, se indovini te lo tieni per te un attimo, ok? Un puzzle ed una scarpa. Fammelo dire a me stavolta. Non riesco. L'ultimo. Un puzzle ed una scarpa. È un bambino. Puzzle, scarpa. Allora. Pinocchio, no. Scarpa e un bambino. Questo è difficile. Io non ho capito. Niente, io non ce la faccio. Anch'io, io mi arrendo. Che cos'è, Doc? No, ma aspetta, non lo dire, lasciamo il dubbio. E raga, scrivetecelo nei commenti che film è della Disney. Questo qua. No, no, io lo voglio sapere ora. Vabbè, dopo ce lo dice. Non in video, Ok. Va bene. Comunque faccia di Instagram. Lo scoprirete andando a vedere la nostra storia di Instagram, perché lì scriverò la risposta. Anche perché sono curiosissima anche di saperlo, quindi... Nel mentre noi, raga, ci salutiamo qui e vi ricordo di lasciare il like, la campanella e ci vediamo domani con un nuovo video, ok? Ciao, ciao raga! Ci vediamo su Instagram.